Oggi prepariamo la panna cotta in tre varianti di gusto e di colore e la chiamiamo Passione 150. Mezzo litro di panna da pasticceria, un decilitro di latte, 220 g di zucchero, la buccia di un limone non trattato, un pizzico di vanillina, 100 g di purea di lamponi, 4 cucchiai di sciroppo di menta, 8 g di cola di pesce. Prepariamo il caramello con 100 g di zucchero bagnato di acqua fredda. Andiamo sul fuoco e lasciamo cuocere senza mescolare fino a quando diventa di un bel biondo dorato. Adesso prepariamo le basi per le 6 porzioni. 2 caramello, 2 con la purea di lamponi, 2 con la menta. Versiamo gli ingredienti nella pentola, la panna, il latte, cento venti di zucchero, il limone e un pizzico di vanillina. E andiamo sul fuoco. Ammolliamo la colla di pesce in acqua fredda per alcuni minuti. Quando la miscela bolle, aggiungiamo la colla di pesce. E riportiamo a ebollizione mescolando. Mettiamo un terzo di miscela sul frullato di lamponi. Mescoliamo con cura. E la stessa cosa facciamo con lo sciroppo di menta. E ora versiamo le miscele sulle rispettive basi. Qui abbiamo il lampone. Poi la vaniglia. E infine la menta. Le nostre 6 porzioni sono pronte per andare in frigo almeno 2 ore. Le nostre 6 porzioni sono pronte. Prima di servirle, le decoriamo con qualche foglia di menta, lamponi, piccole meringhe e qualche pezzo di caramello. Inoltre la panna cotta è un dolce che possiamo consigliare anche ai celiaci perché non contiene glutine.